Presidente, i suoi avversari politici dicono che lei vuol tornare, vuole andare al Quirinale. Come risponde a queste cose? Assolutamente fuori dalla mia testa. Ho risposto a un'intervista per Libero. Credo di aver detto che non posso pretendere niente altro dalla vita, che sono soddisfatto. Guardate che bella signora che ho. Come presidente del club calcistico sono ancora il presidente che ha vinto di più nel mondo del calcio. E questo è una medaglia che nessuno finora mi ha tolto. È sempre convinto che se dovesse passare il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi? Ma non ho detto questo io. Io ho detto che c'è un cambio costituzionale per cui il presidente del Consiglio, eletto dai cittadini, è anche il capo del governo e che cambia tutto il governo, che cambia probabilmente anche il Parlamento, ci saranno delle norme transitorie che dicono questa cosa la si fa oggi, domani, dopo, probabilmente alla fine di questa legislatura. Ma io ho sempre avuto un ottimo rapporto con Mattarella, di stima in privato o in pubblico, e hanno tutti frainteso queste parole. E questo mi ha indignato abbastanza, perché non è possibile fare da parte della sinistra una campagna di solo scontri, che mi appare abbastanza surreale, calunniando, attaccando, mentendo. Oggi ho letto il programma che hanno discusso in direzione il PD, non mi ha impressionato, ci sono pochissime cose buone, vediamo gli italiani come lo giudicheranno e come giudicheranno il mio. Anche perché è un momento molto delicato per il paese anche dal punto di vista economico, da qua ai prossimi, alle prossime settimane, sì, ai prossimi certo, anni. Anche con la flat tax noi porteremo le tasse a un livello corretto, cioè se lo Stato ti chiede il 25% di quello che guadagni va bene, se ti chiede il 50% ti sembra più un furto che altro, se ti chiede come alcuni professionisti artigiani il 60% o addirittura più per cento ti sembra una rapina. Quindi una flat tax al 23% dovrebbe avere come effetto non solo di rilanciare lo sviluppo ma di far emergere tutto il PIL sommerso. Perché? Perché tutti quelli che adesso tengono una parte importante del PIL italiano sommerso, sentendosi chiedere dallo Stato il 23%, la pagano di sicuro. E quindi poi ci sarà nella legge si aumentano i giorni di prigione per chi evade e quindi praticamente evasione ed elusione spariscono. Con quale risultato? Io e Antonio Martino nel 94 siamo andati a vedere un mare di stati, il risultato è di un ingresso maggiore nelle casse dello Stato del 30% addirittura. Matteo Salvini ha detto il 15%, speriamo di poter nel tempo, una volta applicato al 23%, con degli effetti molto positivi ridurre anche il 23, portarlo di giù, e quindi questa è una speranza che io coltivo.